E ha ragione nel dire che queste azioni di libertà democratica partono dal territorio. Qua si verificano delle situazioni stranissime che io chiamo doppia morale, che a livello nazionale si critica Berlusconi, si critica il centrodestra, eccetera. A livello locale si agisce nello stesso modo e anche peggio. E vi assumo la responsabilità, tutte le responsabilità di quello che dico. Ora, la storia della perimetrazione è una storia incredibile, perché ve lo dico pure a Emilia, dove sta? Quando un consiglio comunale non è in grado di approvare per la carenza di maggioranza indizioni di presenza dei consiglieri comunali, la legge prevede che si ricorre al commissario regionale, il quale prende e assume i poteri del consiglio comunale e opera in sostituzione del consiglio comunale, che è incapace magari di prendere delle decisioni. E quella cosa che ha raccontato Massimo, di quel manipolo di aguzzini, di infingardi che sono andati, sarebbero andati e sono andati al suo datore di lavoro a riferire, altro che Gestapo e Capò, questa è la nostra, il nostro paese, a riferire quello che ha detto che dal valo pezzo di terra e via di seguito.